La vitamina E, anche detta tocoferolo, fa parte delle vitamine liposolubili, vale a dire quelle che si sciolgono nei grassi e si accumula nel fegato. Perciò il corpo la rilascia a piccoli dosi quando il suo utilizzo risulta necessario. In natura esistono 8 diverse forme di composti di vitamina E: alfa, beta, gamma, delta tocoferoli e alfa, beta, gamma, delta tocotrienoli. La forma che si trova con frequenza è l'alfa tocoferolo, che presenta la maggior attività vitaminica. La vitamina E agisce contro i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare, infatti viene utilizzata anche in molti prodotti di bellezza. È definita anche un cardioprotettore per le sue proprietà antinfiammatorie, anticoagulanti e vasodilatatrici. Il fabbisogno giornaliero di vitamina E varia dagli 8 ai 10 mg. Tra gli alimenti che contengono elevate quantità di vitamina E ci sono gli oli vegetali come quelli di arachide, di semi di girasole, di germe di grano, di oliva, il grano intero e alcuni tipi di frutta secca come mandorle, noci, nocciole. La vitamina E è sensibile al congelamento che ne determina la distruzione, ma anche al calore prolungato e all'ossidazione. I sintomi che possono provocare la carenza di vitamina E sono: stanchezza e apatia, irritabilità, debolezza muscolare, difficoltà di concentrazione. Le carenze di vitamina E si hanno raramente negli individui sani, mentre si possono ritrovare in soggetti con anomalie genetiche, con sindromi di malassorbimento dei lipidi e in situazioni di grave malnutrizione proteico-energetica. Dosi elevate possono provocare effetti anticoagulanti, anche se rimane un caso che si può sviluppare molto raramente. Stai cercando un dottore specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studioprontoventiquattro.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Sei un dottore? Partecipa, iscriviti! Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.